Sara e Paola Ciak. Ciak. Certo, se mi mandi poi io ti mando. Entro oggi, la chiudiamo. A dopo. Lea è un tornado, è proprio vento. Ferma! Non ci credo che te ne vai proprio oggi! È molto consapevole dei propri talenti. Un giorno di questi ne metto le mani addosso, che cosa? Ha sempre una cartuccia pronta in tasca da sparare. Ciao Dog Mazza! E anche quando sembra che le possibilità siano esaurite, lei ha un'invenzione per ribaltare la situazione. Sofia! Sì. Ti interessa una promozione? Preferisco vivere. Non sta a rimuginare sui problemi, no? È sempre a rilanciare, sempre un passo in avanti. I suoi assistenti durano 6 mesi, le lascia prosciugate, senza una vita. Ma chi lo vuole un posto così? Io. Camilla è una persona che cerca di trovare il suo posto nel mondo. Avevo dimenticato questa. Non ha idea di cosa sia l'industria del cinema, però questa idea che ha di come lei pensa che sia il mondo del cinema la porterà a appassionarsi veramente del lavoro. Hai figli? No. Fidanzati? No. Vuoi averne? Figli tra 10 anni e fidanzati anche più avanti. Ho pensato nel momento in cui ho iniziato a sviscerare un po' il rapporto tra Camilla e Lea esattamente a questo parallelismo con Il Diavolo Veste Prada. Questo lavoro lo possono fare solo gli amanti del cinema e i disperati. Tu quale delle due? Entrambe. Ma più la seconda. Ottimo. Le piomba davanti questa ragazzina, sembra un po' sprovveduta, vestita in una maniera che per Lea, voglio dire, si può vedere dal diverso outfit, inqualificabile. Vorrei che tu scoprissi... Camilla. Quanto ha ottenuto Vittorio per il cachet di Marinelli sul film di Gianni Amelio? Ok, glielo chiedo. Ehi, ho detto scoprissi, non chiedessi. Secondo me Camilla vede negli occhi qualcosa che le dice mi piacerebbe proprio diventare come lei. E io come faccio a scoprirlo? Non lo so. Ma sai che forse l'assistente che ho appena assunto ma che è ancora in prova lo sa? E questa cosa, secondo me, poi anche Lea vede in Camilla. Questa, appunto, grinta, questa... però questa ragazzetta... Ma assomiglia. Sì. Cioè, sotto qualcosa mi intriga, mi interessa. E beh, Camilla viene inglobata in un vortice di cose e si invaghirà di un attore e questa cosa comunque non andrà benissimo, anche se... Che devi lavorare, amore, non sì, devi pensare infatti, a queste cose, ecco. Infatti dopo questa esperienza ho capito che devo lavorare e basta.